perché voglio provare l'altra versione anche. Cioè, non mi basta la versione normale, voglio provare anche l'altra versione per vedere se randomicamente massacrato potrebbe succedere anche con questa versione qua. Non lo so. Diciamo che questa rinuncia a due Ocelot perché si permette di giocare due Essence Channeler nuovi. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. E gioca 4 Solvarden, 4 Guide, 3 Flaghe, 3 Eliche, insomma fa un pochino una via di mezzo. Gioca 3 Discharge, 2 Static Prison. Non ne ho idea ragazzi di come andrà. Non ne ho idea. Gioca 3 Bombardment tra l'altro, 4 Ajani, 3 Bombardment. E gioca Cura, esatto. E gioca cura. Perché gioca cura? Perché non avendo più, diciamo così, la galvanica certa, contro maghi, rifare tipo gatto Solvarden o guide Solvarden, Leonin, oppure Ocelot, Ajani, insomma avete capito, dai. Non è male, direi. Direi che rifare vite anche dal cimitero non è male. Il brutto è che non ti ritira dentro Flaghe, ma Flaghe è l'unica carta che si ritira da sola. Quindi adesso andiamo a provarlo. Ho rinunciato a un tre, a uno per di Raptor, uno per di Bombardment per mettere un po' di slot in più. Non volevo giocare completamente senza Ocelot perché secondo me anche come drop a due forte ho tolto una terra. Vediamo. Vediamo come sarà. Non lo so. Sinceramente non lo so. Magari è un disastro. Magari faremo zero. Boh. Adesso andiamo a provarlo. Adesso andiamo a provarlo anche perché avevo voglia di giocare comunque a Magic. Ah, la musica. Non vi rimetto subito quella del Nerf perché voglio metterla su se vinco con Bombardamente Ajani a caso, ogni volta che vinco con Bombardamente Ajani. Vediamo. Vediamo. Sì, no, vabbè, ma in Verpolarity penso che sia normale che non l'abbiano toccato in realtà. Cioè, non me l'aspettavo neanche che la toccassero, sinceramente. Secondo me ci sta che non l'abbiano toccata. Nel senso che quella lì è una carta che va bannata. Non è nerfabile. O la banni o niente. Stessa cosa, secondo me, Bombardamente. Prendo l'acqua, ragazzi. Vediamo. Ah, ovviamente questa è meno forte contro mazzi Reanimator, cose. Quelli ci ammazzano sempre comunque. Ciao Gate, ciao Sherry, ciao a tutti. Non mollare Historic? Non lo so. Sinceramente, Sherry, ti dico che non lo so. Perché se si conferma che Gatti è ancora fortissimo e i 26 non fanno niente, boh. Non lo so. Non lo so. No, non credo di mollarlo, però è pesante la situa. È piuttosto pesante, ecco, diciamo così. È un po' pesante. Ecco Maghi, che è tipo il miglior matchup che potevamo avere. Psycho! Psycho Killa! Grazie mille di cuore. Grazie, grazie Psycone, grazie. Quindi se faccio questa, io ho l'energia di questa. Quindi indoviniamo un po', non è nerfata. Pazzesco. Che questa non sia nerfata dopo un nerf è assurdo. Puff! Beh, sai, tenendo lei normale, mi triggera tantissimo questa cosa, vai. Buon pomeriggio a tutti. Oh no, è quell'acqua. È lei. Oh, odio il sapore di quest'acqua. Però la bevo lo stesso. E non si spreca l'acqua. Allora, diciamo che se lui adesso fa un arcanista, perché questo mi fa rimozione. Oppure va rapido e ci mena un po'. Se va rapido va bene. Ma giustamente. Beh, sono comunque 3 danni che ha appena perso, in teoria. In teoria. In pratica non voglio che mi fai Flame of Honor. Il problema è che se adesso non peschiamo forte, moriamo. Vai. Grazie, Pippo. Ma in realtà ci sono ancora un sacco di situazioni in cui io l'ho detto che questa è forte, eh. Secondo me, Ingatti Life Gain è una bomba. Non è forte, è una bomba. Ingatti Life Gain, quella signorina qua, zitta, zitta, ne fa di disastri, eh.
È vero che adesso non vola, ma neanche Voice of the Blessed avrebbe volato qui. No, sì, qui avrebbe già volato. Però, cioè, ce la deve buttare giù e se ce la butta giù spostiamo i segnalini su guida. A me sembra molto forte lei. Ah, mi fa piacere giocare contro un Delmide. Uvide, dobbiamo rigiocarlo, non è andato bene Umbe, ha fatto un 3. È proprio un Delmide. Ma Delmide che si prende una gran scoppola qui. Abbiamo vinto. No, cazzo, abbiamo già vinto, ragazzi. Allora, facciamo così. Aspetta, facciamo così. Così e così. E lei vola ed è cauta. Guadagniamo vite. Secondo me questa è proprio forte comunque. Secondo me lei è proprio forte in... siamo lethal. Scusate, devo mettere su una canzone, perdonate un attimo. Devo fermare subito perché è successo subito, quindi la metto su subito. Ridiamoci sopra. Ridiamoci sopra. È successo subito. Ciao Enigmone, ciao. Per me quel drop a due lì in gatti è forte. Però, a che punto della canzone siamo? Sta per iniziare randomicamente. Grande. Ah, lei l'hai chiamato Nerf? Voglio la... se mi mandi la sua targhetta con te in braccio con lui, ti regalo la sub. Ragazzi, io capisco che Maghi lo sta giocando il Delmo, ma questo qui sarà gatti, spero, perché basta, non funziona. No, davvero stanno giocando tutti Maghi adesso? Ragazzi, ho capito che... Vabbè, secondo me un po' di fretta nel far tornare così tanto Maghi, cioè il meta si aggiusta in poco tempo, tra l'altro. Vai. Che qui vediamo, adesso usiamo le energie. Maghi è il nuovo meta. Mi sa di no. Qui intanto è arrivata una tempesta, ragazzi. Quindi la live salterà malissimo. Mi sa che Gatti non è il nuovo meta. Però magari mi sbaglio, vediamo. Cioè, sicuramente ha avuto un rebuff. Ma da lì a definirlo il nuovo meta non so. Ah, grandine proprio, eh? Bene. Vi salterà sicuramente la live, ragazzi. Hai cambiato così tanto idea su gatti? No, no, no. Io ho sempre avuto la stessa idea su gatti. In Best of One è un problema fino a un certo punto. La grossa difficoltà che si ha contro gatti è che in Best of 3 è l'unico mazzo giocato, ragazzi. Ma ho sempre detto questa cosa, io non ho mai cambiato l'idea. Mai. Mai cambiato idea. No, qui c'è proprio tempesta. Mai, mai cambiato idea su questa cosa qui. Mai. Se dite che io dicevo il contrario, vi sbagliate. Perché io ho sempre detto, sempre, dal primo all'ultimo momento, che in Best of 1 si poteva giocare lo stesso. Il problema vero era in Best of 3. Il problema vero è sempre stato in Best of 3, ragazzi. Sempre. Sempre stato in Best of 3. E l'ho sempre detto che in Best of 3 la situazione era una merda rispetto al Best of 1. Sempre detto, ragazzi. Sempre. Boh, capisco. Terza volta che succede sta cosa. È un 3 OP? Boh, a me non piace. Cioè, capisco l'inserirla in qualche mazzo, ma da lì a dire che è OP, non lo so, può essere che mi sbagli comunque. Secondo me in Best of One Maghi soffre tanto questo mazzo qua. Ok. Adesso mi fai un drop, io faccio questo Essence Channeler e ripartiamo. Perché io ho comunque un micio.
Ma io l'ho sempre detto, Bugo, in Best of One si gioca col 26%. Abbiamo raccolto i dati apposta per analizzare maghi. Per analizzare gatti, scusate. In Best of One si gioca col 26%, che è una percentuale altissima, per carità di Dio. Nessuno dice che è una percentuale bassa. Ma altrettanto ci sono dei 10, dei 12% che se la cavavano bene contro gatti. Il problema nel nerf, che io dico che hanno fatto una stronzata a non nerfarlo, bisogna assolutamente. Bisogna assolutamente andare a nerfare una spell che una sinergia che gioca da sola, che è Gat, che ha Gianni più bombardament. È quello il problema, ragazzi. Sempre detto così, io mai detto il contrario. È sempre quello il problema. Il problema è che Wizard non ha voluto toccare una sinergia che gioca da sola. Comunque, secondo me, ragazzi, Maghi non è, cioè, è forte perché gli hanno tolto questa removal qui dalle balle, in un certo senso. Ma in realtà è sempre il solito Maghi con sempre i soliti problemi, a me sembra. A me sembra che ci siano ancora delle carte che gli danno troppo fastidio. Ci sta, Alexander, ci sta, ci sta. A me sembra che abbia gli stessi problemi, più o meno. Anche ieri abbiamo fatto un 7-2 molto risicato, eh. Certo che va giocata Surgical in maghi. È follia dire che non va giocata Surgical. Poi che la vogliate giocare nelle 60 main o nelle 62 come faccio io, scegliete voi. Io mi trovo bene a 62 con Surgical. Sì, ma non conta un cazzo, Pippo. Lascia che la gente ne parli. Poi quando io dimostro che vinco, mi basta. Ma poi va. Ma sinceramente, sta mossa? Disastro vero. Ma sinceramente, poi chi se ne frega, ragazzi? Sinceramente, chi se ne frega? A me non sembra di dovervi dimostrare ancora che qualcosa del best of one ci capisco. Me l'hai rotta? Me l'hai rotta? Pesco di Canyon, attacco. Hai forse removal sul channeler, che però vuol dire passare di là la cosa. Che mi può anche andare bene. Pesco. Terra. Randomicamente sono morto. Vediamo. È il momento di scoprirlo. Non è brutta. Con giù lei non è brutta per niente. 5 danni? Vai. Scopriamo se abbiamo vinto o perso. Con Arena of Glory, tra l'altro, lui. Mi sa che abbiamo vinto. Qualquadra mi dice che abbiamo vinto. No, craft adesso puoi craftare. Secondo me il 26 non fanno niente. Spero di non sbagliarmi. Cioè, dubito che abbiano preso in mano i digitali un giorno per poi riprenderli in mano più pesantemente il 26. La trovo un errore. Però è anche vero che in questi giorni potranno raccogliere dei dati sul loro nerf. Quindi boh. Boh. Contro control è meglio voice. Contro aggro abbiamo appena vinto, grazie a lei. Quindi, boh, secondo me è più forte. In sinergia con questo mazzo è più forte, raga. In sinergia con questo mazzo è più forte. L'avevo detto anche in visual spoiler. Io la proverei in gatti e tutti. Oh, c'è Voice of the Blessed, Voice è meglio. Sì, va bene. Va bene. Va bene. Qui non faccio partire la musica perché qui non abbiamo vinto col bombardament. Vai. Abbiamo vinto di life gain. Grazie, Classical. Ah, attenzione, qui potremmo farla partire però, eh. La mano è molto strana. Vediamo co se siamo contro combo, siamo morti. Qui volano via gli stendini, ragazzi. Madonna, io non c'ho una paura. Se voi vedreste. Mamma mia, che cielo che c'è. Sembra che ci siano i kami della distruzione. Madonna, sono le nuvole che vanno velocissime. Vabbè. Ah, ho più che la combo qui. Anch'io non vorrei craftarlo per principio. Hai ragione, Gateway. Sono d'accordo con te. Cerbelcher, però. Cerbelcher, mi sa che moriamo male, eh. Magari gioca la versione budget, boh.
Beh, fingiamogli qualcosa. Ma secondo me qui moriamo male con Cerbelcher. Non facciamo in tempo a flippare a Gianni. Ah, dipende. Dipende se di primo non spinge di tesoro. Marcia di primo vuol dire che non hai una gran mano, per esempio. Hai tro attenzione che se gioca creativity potrebbe trovare il Monk. Fai bene, Enigma, fai bene. Quanto impatta la versione budget rispetto a quella seria? Pippo, mi devi dire di cosa? Non ho perso un discorso, mi sa. Se mi dici di cosa ti rispondo. Ah, c'è di Cerbelcher? È tanto. 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 È molto più forte la versione vera. Molto, molto di più. Randomicamente sono morto. Vediamo. Secondo me è removal. Non c'ha removal, c'avrà Brotherhood? O forse scomba prima che lo uccida? Dipende, perché turno dopo ho 3 danni di base. Eh no, allora se ha fatto così ha removal su Ajani. Infatti. Quindi ha vinto. Oddio, non è detto che abbia vinto in realtà. Vabbè, se fa terra stappata ha vinto, quindi non stiamo qui a prenderci in giro. Qui facciamo questa più Ajani, se ha vinto ha vinto. Però non sto trovando differenze. Ocelot non avrebbe cambiato un cazzo qua. Discharge non avrebbe cambiato un cazzo. Guida non avrebbe cambiato un cazzo. Secondo me il mazzo è uguale, ragazzi. Continuo a dirlo. A me sembra che sia uguale. O forse doppia Brotherhood, che ne sappiamo noi. Non hai terra stappata? Allora. Guida la facciamo intanto. È un danno in più. Combat. Potrebbe avere rimozione. Forse non dovevo fare guida perché potrebbe avere removal a tempo instant su Ajani quando io casto bombardamento. In quel caso avrebbe vinto. Scopriamolo. Raga, boh. Io persisto nel dirvi che un po' strana questa situazione. Oh, magari vince il turno dopo lui, perché noi non siamo Lethal qua. Però magari lui ha bisogno di terra stappata. Vediamo. Vai. Vediamo se ha vinto lui o abbiamo vinto noi. Ma che non era fondamentale comunque. Cioè, ok, ha vinto lui. Quella è la differenza. Non era fondamentale lo stesso, Ocelot. Cioè, se qui l'avessimo tirato di secondo non sarebbe cambiato niente. GG. Contro Cerbelcher facciamo ancora fatica. GG. Ma non sarebbe cambiato nulla. Avessimo fatto Ocelot di secondo non cambiava niente. Niente. Qui ha vinto perché si è fatto una Brotherhood. Ma per il resto avremmo vinto o perso uguale. Uguale. Via. Si è sradicato un albero nel parcheggio del lavoro? Io spero che non volino via i pannelli solari. Nei fotovoltaici, scusate. Però di primo era peggio, non cambiava niente. Raio giocava ieri UV control, vero? Randomicamente sono morto. Invece questo è Maghi. Poi ci provo. Se arrivano le risorse, è una mano forte. C'è un brutto brutto tempo qui. Avevano detto che sarebbe arrivata tempesta. Sei toscano, Pippo? Io ho una sorella che vive in Toscana. Sì, ma sono troppi i maghi, raga. Cioè, se trovate così tanti maghi in evento, prendete Boros Control vecchio e siete a posto. Sono troppi questi maghi in evento. Non serve giocarne così tanti. Cioè, è un po' la moda, no? Abbiamo detto, in più di un content creator, abbiamo detto che sarebbero tornati i maghi perché adesso stanno un po' meglio dalla removal. E bam, tutti che tornano a giocare a maghi per farmare come un treno. Il problema è che facendo così gli antimaghi godono. Godono tanto. È anche una conseguenza del fatto che i maghi stanno sopra i combo del formato, quindi ci sta, ok? Non è del tutto sbagliato. Però ci sono tanti modi per giocarci attorno a maghi adesso. Cioè non. Invece è gatto, dai. È gatto, è gatto. No, è convoca addirittura. Convoca una mano di merda questa. Anche convoca può. Questa è forte però contro convoca.
Anche con Vogue può tornare ad essere un signor mazzo, sapete? Anche con Vogue può tornare a essere un signor mazzo. Vai. Mononero è forte forte? Bisogna provarlo. Vabbè, se qui lui vi... Oddio, noi abbiamo talmente tanto... Cioè, se qui... Ecco, qui vorrei Ocelot. Qui Ocelot mi servirebbe per chiudere con questo. Però... A 1 o 2 non so quanta differenza faccia. Siamo contro Convoke. Potrebbe bastare questa, sapete, in realtà. Dipende. Certo, dobbiamo pescare delle risorse, non terre su terre. Però, tipo, già qua togliere un 1-2, secondo me, ha tanto senso. Anche perché facciamo energy, facciamo vite. Lui fa caso su una guida. Noi recuperiamo un paio di vite importanti. Deve starci Valkyria, non ho pensato di mettere Valkyria in questo mazzo, che forse ci stava veramente da Dio. No, non c'è più... Allora, raga, dovete stare attenti quando dite non c'è più la removal su Shelly, perché in realtà la removal su Shelly un mazzo come il mio ce l'ha. Sono gli altri mazzi che non fanno... Che non fanno... Come si dice? Che non fanno... energie che non ce l'hanno. Ok, lui quindi qua dopo attiva. Bisogna toglierlo questo, eh. Questo è un problema. Sto pensando se rinunciare a Guide of Souls per togliere lui. Cioè, la giocano persino nerfata perché tanto qui può fare mille cose. Hanno fatto un nerf di merda. È veramente un. Su questo ha le energie, tra l'altro. Hanno proprio fatto un nerf del cacchio. Mononero Historic, sì, con Necrodominance si può giocare. Aspetta! Ma moriamo lo stesso in realtà. Però lui non ha niente in mano, io ho tempo di fare le cose, vai. Cioè, è vero, se fa una creatura il problema è che iniziano a volare le sue. Quello è il grosso problema. Però se tipo... Che pescassi a Gianni. Già a Gianni quanto cambia questa partita? Parecchio. Prendo tutto. Che abbiamo guadagnato abbastanza vite prima. Magari potevo. In realtà potevo ciampare un danno, mangiarmi un token per fare questo. Potevo farlo, sì. Forse ho sbagliato. Peschiamo solo lande. Aspetta, ma io posso fare così? Ma perché non ci ha pensato neanche lui? Vai. Contro Raze. Vai. Vediamo cosa top deck. Chi mi scrive? Vediamo cosa fa. Ai 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 ai. Perché adesso questo vola. Non so se... Se spararlo in realtà, sapete? Secondo me sì. Sì, perché lui adesso non se ne fa più niente. Noi abbiamo la cura che ce le fa tornare tutte e tre. Rinunciamo un attimo a Flaghe in attesa del futuro e vediamo se questa cosa ci basta. Da, molto, molto peggio da gatti, ma non verrà monopolizzato da maghi. Non è mai stato in realtà. Veramente monopolizzato da maghi, se ci pensate, ragazzi, eh? Non è mai stato veramente monopolizzato nel vero senso della parola monopolizzato da maghi. Maghi, per quanto fosse onnipresente e molto fastidioso, in realtà si è quasi sempre bilanciato da solo con Control, con Mono G. Poi che abbia stravinto alle Championship è una verità, purtroppo, aggiungo. Però che fosse monopolizzato, non lo so. Secondo me aveva rotto i coglioni. Esatto, aveva rotto le palle. E adesso però lui ha tante carte in mano, eh. Secondo me aveva solo rotto altamente le palle. Vabbè, basta che fai caso, hai vinto, dai. Oh, l'ossodonto. L'ossodonto che li potenzia tutti? Ok. Se non peschiamo subito qualcosa, moriamo. Aspetta, però.
Perché io potrei anche... Bello questo attacco. Potrei anche tipo pescare a Gianni e sparare lì. Allora. Sì. Più che altro per far volare la guida. Avere un botto di vite anche. Via l'ossodontolo. No, chiamare le carte è ancora illegale almeno in 12 stati, da quel che ricordo. Almeno in 12 stati. Perché se poi lui me lo butta giù, e me lo butta giù, io faccio cimitero per flaghe. E non è che la cosa mi faccia veramente schifo, no? Vai. Peraltro comunque deve perdere un pezzo, eh. Secondo me attacchi con tutto a Gianni, non attacchi con un pezzo, con tutto. Sì. Con quanti danni ti sei aperto? Avrà a caso in mano per forza. No, hai perso. Randomicamente sono morto. Ma tanto ha nerfato Ocelot. Vai. Raga, per me continuo a dirvi che il nerf è una merda, però... Però, Aspetta! Randomicamente sono morto, devo mettere. Fermi! Mettiamo la metà, tipo. Potete sentire? Ma questo non era una pianta, questo era Boros Convoke, ragazzi. Guardate che lo abbiamo gestito. E soprattutto, ragazzi... La vera differenza, secondo me, qui l'ha fatta Solvarden. Solvarden, decisamente Solvarden. Vai, abbiamo anche rinunciato a due pezzi in un certo momento perché dovevamo sparargli l'1-2. Abbiamo fatto un 2-1 che ci è valso la partita, eh. Comunque, raga, se c'è poco da dire. Gatti è rimasto il mazzo più forte. Gatti è rimasto il mazzo più forte. Lui è un... questa forse la malighiamo. Questa no. Vai. Mago? Pensavo con gatto, sinceramente. Vai. Sì, ma il problema, Pippo, che continuo a ripetere e veramente voglio che passi perché è palese che sia così. Il problema non è che il nerf c'è stato e quindi il mazzo è più debole. Il problema è che il nerf c'è stato, ma dopo un po' che lo giocate non lo sentite. Il problema è quello, cioè non stiamo sentendo un nerf che avrebbe dovuto cambiare le regole di questo mazzo. È quello il problema.
Il grossissimo problema di questa cosa qua è quella. È che io non sto sentendo un nerf che dovrebbe esserci. Vai. Poi magari adesso perdiamo, eh? Non so come perdiamo, visto che c'ho cura, ma va bene. Vai. Perché è chiaro come il sole che sono queste due carte qua il problema. È vero, Sherry. Però faccio notare che nessuna delle due carte che io volevo nerfare è energy. Solo Raptor. Lo so che è GG. A quanto pare no, Dutch. Io non li sto vedendo né sentendo. No, secondo me non banneranno mai. Quanta acqua sta venendo giù? La sentite il microfono? Spero di no. Poveri fiori della mamma. Sì, l'hai fatta, consider. Randomicamente sono morto. Ma tanto han bannato Ocelot. Nerfato, pardon. Nerfato Ocelot. Ciao, Nick! Ah, quindi non ha tolto a Gianni? Ah, poteva toglierlo. Sì, esatto, è proprio così. È proprio così, Nick. È esattamente così. Secondo me, ragazzi, la mossa da fare qui è questa. Sì, non, hanno detto che non si fidano ancora praticamente a mettere gli eventi timeless. Oh, Slickshot. Slickshot vuol dire che gli abbiamo appena tolto un mago gratis. Randomicamente sono morto. Ma tanto ha nerfato Ocelot. Mamma come godo questa sera. Domandona su standard. Secondo te il Tonaya Control come si posiziona nel meta? È un mazzo forte in Best of One, senza dubbio. In Best of Three devo ancora provarlo, sinceramente. Però se avete Domain, vi conviene giocare Domain. Domain è fortissimo. Domain praticamente non è cambiato. Anzi, forse ha guadagnato qualcosa perché ha perso dei competitors. Forse. Randomicamente sono morto. Ma tanto ha nerfato Ocelot. Ha funzionato. Sì, l'hai fatto e sono contento che tu mi abbia ucciso Ajani. È questa la cosa orribile che sto per fare, sì. Sì, in Best of One è buono. In Best of One è buono. Ti prego, attacca e mettici sopra qualcosa. Ancora di più, sono solo 3 danni. Sei maghi, non puoi fare 3 danni. Niente. Io, ragazzi, io voglio bene a tutti quelli che giocano maghi, ma vi confermo che non siamo ancora al momento in cui maghi è tornato forte. Gifto anche una bella carta. Scombo e vinco Ocelot. Perché tanto l'hanno bannato Ocelot, giusto? Non è Ajani con questo il problema. Guida è nerfata, è chiaramente lei il problema. Ma tanto ha nerfato Ocelot. Prima ti faccio anche un combat, guarda. Randomicamente sono morto. Ma tanto ha nerfato Ocelot. Aiuto. Non gioco in storiche, lo dico ai miei utenti. Mamma mia, aiutami tu.
Siamo a premio. Ma tanto. Fermi, fermi, fermi la canzone. Adesso la voglio tutta. L'ascolto con voi. Aspetta, aspetta. Ma tanto ha nerfato Ocelot. Scusate. Ma tanto ha nerfato Ocelot. Bravi, bravi, bravi tutti. Grande, nice. Purtroppo io sto giocando un mazzo che non dovrebbe esistere. Quindi hai ragione tu. Mi dispiace averti battuto. Mi dispiace un sacco. Perché io sto giocando un mazzo. Hai visto? Ma Nace, perché Bloombourne è un'espansione della Madonna, ma la gente non deve dirlo. È un'espansione della Madonna. Ah, no, non siamo ancora a premio. Piene di carte fortissime, ma non si può dire. È sbagliato dirlo. Randomicamente sono morto, ma tanto ha nerfato Ocelot. Grazie, chef! Chef, cosa dici di questa versione nuova? Oh no, Reanimator. Aspetta, se non ha la combo, lei forse ci fa vincere. Però, non è partito benissimo. Aspetta, aspetta, vediamo, non lo so. Dipende che versione gioca. E quanto ci mette a trovarla e cosa mi gira questo Raptor? Vediamo. Fallo, fallo. Vediamo, adesso non è ancora premio questo. Quello di ieri ha fatto 7. Vediamo questo. Questo è un guadagno 2, tipo. Questo potrebbe essere un problema. Ah no, ma non è! Che cos'è? Che cos'è, ragazzi? Non conosco questo mazzo. Scusami, non è combo, vero? Potrebbe essere combo, non lo so. Se è combo è una versione molto particolare. Ma forse è un mix di combo, ragazzi. Probabilmente vince lo stesso nello stesso modo. Quanto sei forte, Raptor! Allora, noi siamo l'Italia il turno dopo. Vediamo se lui vince adesso. Vediamo. Potrebbe vincere adesso. Se fa reanimate su questo, ha vinto adesso. GG. Po, baffo, baffio, grazie mille per il Prime e benvenuto tra gli abbonati. Po, nerfo, nerfo a caso e lo so, ma io nerfo, nerfo a caso e lo so, ma io nerfo, quel che conta lo sai è togliere Ocelot. Io nerfo a caso, dai, vieni a giocare! Beh, scusate, basta. Lo stesso mazzo, solo che manca di terre, può essere. Ma io nerfolk? Ma io nerfolk? Davvero Gateway? Speriamo. Paddy, sono troppo contento di avere ragione. Sì, è partito l'hype train. Kippo. Questa è una mano di merda. Ma è comunque una mano bella. Però è una mano di merda per la strategia. Cioè, dovremmo top deckare. Qui, ecco qui. Con questa mano, ve lo dico, sarebbe stata più forte. Forse Guide of Souls. Forse. Vediamo. Hype Train livello 10. Almeno tortello in piscinetta. Però Santiago. Sul buttafumeiro che fa come Miley Cyrus in. Non mi ricordo come si chiama la canzone. Però avete capito. Quella che fa na 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 na. Quella lì. Esatto, Wrecking Ball, esatto. In effetti avrei dovuto pensare a palla di demolizione. O da demolizione. Ma questo è Rakdos Sacrifice? Con loro due? Dipende se c'è Vayne Reaper, quindi. Pip!
Piglio. Per ora sta bene. È partito anche con una caviglia messa male, poverino. Però per ora sta bene. Secondo me lui. Allora, se il turno dopo fa effettivamente Vein Reaper, possiamo concedere. Purtroppo sì. Purtroppo possiamo concedere se fa Vein Reaper. Io voglio dargli un motore di sacrificio, rinunciando a 3 danni. Secondo me no. Più che altro quello sono tutti trigger per le mie Soul Warden, no? E se, vabbè, forse avrei dovuto tenere questo proprio per Sorin, però se vabbè, se ha Sorin abbiamo perso, quindi cambia un cazzo. Cambia un cazzo. Ok. Andiamo. Una removal su Soul Warden ce la farà, prima o poi. Capisco Gateway, capisco. Sì, Tortello sta facendo gli ultimi 100 di Santiago. Molto soft, questi, però li sta facendo. Io non voglio darti motore di sacrificio, zio Pera. Continuo a pensare che possa essere un errore. Vai. Un po' imbarazzante, Pippo. Certo che puoi. Eccoci qua, siamo morti. Questa è GG per lui. Non lo risolviamo mai, Vein Reaper. E lui guadagna troppe vite e non va bene fare solo di drop cure. Purtroppo. Eccoci qua. La luce comincia a saltare. La live terminerà tra poco. Eh no, ma Prison non la troviamo comunque. Quindi no, secondo me qui siamo morti. Sì, qui siamo morti. No, beh, devo buttare giù sicuramente. Allora, lui lo devo buttare sicuramente giù. Che altrimenti gli dà lifelink. Quindi qui almeno un drop muore e lui guadagna già due vite. L'unica cosa bella è che siamo a 42, abbiamo due flaghe e una cura. Quindi possiamo prendere tempo. Però Sorin deve andare giù. Cioè, che Sorin rimanga lì non esiste. Che Sorin rimanga lì non esiste. Ma davvero mi ha tolto il gatto? Ma non ha paura di Soul Warden lui? A quanto pare no, forse ha un altro Sorin in mano. Oddio la luce. Secondo me salta tutto tra poco. Quindi ragazzi, se la live si interrompe è perché è saltata la luce con te. Ecco, infatti. Però sono stufo di avere ragione, ragazzi. Sono molto stufo di avere ragione. Non serve un cazzo Ocelot qui. C'è tempesta, Padre Ombrodo, tempesta. Ah, fa doppio Vein Reaper addirittura. Ingiocabile questa così. Dipende, in realtà non ha guadagnato vite. In realtà lui non ha guadagnato vite qua, eh. Basta che fanno una Lightning Helix qua. O un bombardament, che sì, gli dà due vite, ma intanto ci gonfia per questa roba e poi soprattutto non gli fa guadagnare vite. Cioè gliene fa guadagnare 4 adesso e mai più. Meglio togliere lei. Vai. Lo so. Lo so, lo so. Tempesta proprio. Vai. Sì, ma non vinceremo mai più. Qui non vinceremo mai più. Cioè, però è pazzesco. Siamo contro due drop che dovrebbero essere auto win contro di noi e stiamo comunque tenendo botta perché abbiamo top deckato bombardament. È pazzesco, ragazzi. No, fa cagare, rischio. Fa veramente cagare. Fa veramente cagare col mazzo qua. È veramente ingiocabile. Ci sono tre mazzi. Vabbè. Ci sono tre mazzi più forti di lui. Qui aveva triplo Sorin e doppio Vein Reaper. E succede una volta ogni 100. Cosa ne pensi del nuovo mazzo Eldrazi che gira in Historic? Non esiste un nuovo mazzo Eldrazi. Se parli di quello di Calice del nulla e l'altra mappa gira da un botto. Gira da un botto, veramente.
Sì, Boros è fortissimo, Bocchiano. Boros è veramente fortissimo, in tutte le sue versioni. Siamo già stati a premio, poi adesso possiamo anche perdere la terza, non cambia un cazzo. Cioè, stiamo giocando due Ocelot comunque, abbiamo trovato un modo per farlo ieri che ha fatto 7. Non esistono questi nerf. Non lo so se sono morte tutte quelle varianti. Ecco, proviamo questa mano. Abbiamo solo Ocelot in mano, raga. Dai, la perdo apposta. Kippo, di primo faccio rimozione, di secondo e di terzo Ocelot. Voglio vedere cosa succede. Se arriviamo a farlo, ovviamente, perché abbiamo trovato V. V è un po' un matchup di merda, ma ci proviamo. Sono curioso. Secondo me questa non entra, però. A meno che sia un V strano. Ma io ci provo, eh. Vediamo se fa counter. Perché se fa counter deve avere... Esatto, deve avere un counter specifico blu e basta. Perché ha fatto di secondo Field of Ruin. E Jeskai. Allora, Jeskai è più un problema. Però abbiamo questa apposta, eh. Boh, io aspetto di vedere se ha un'altra rimozione lui. E poi faccio questa e me li riporto in campo entrambi. Vediamo. Ok, targettamelo. Me lo tolgo io. Non guadagni vite. Tu hai solo flag nel cimitero? Il problema è che avrai vratta poi. Beh, facciamo così e così. Così, tra l'altro, peschiamo una carta. E poi, randomicamente, se peschiamo Gianni, abbiamo vinto. Magari a Gianni lo giriamo anche qua, vediamo. Vai, non ho fretta. Era meglio terra, ma non ho fretta. È proprio il momento di farla, allora. Dopo lui ne avrà sicuramente un'altra di vratta in mano, eh. Sti cazzi. Toh. Vorrei fare questa roba qua. Pesca pure. Io vorrei giocare Ocelot non nerfato, se possibile. Arriva, arriva, Gianni, arriva. Tanto lui deve avere un'altra ratta in mano. Se non ce l'ha, non è messo benissimo. Ce l'ha. Ce l'ha. Ce l'ha perché fa tutto da uno. Vabbè, abbiamo perso da Jeskai Control, che succedeva anche prima. Perso, vediamo. Perché in realtà qui lui ci rivratta, ma non so cosa. Perché se peschiamo una Gianni, siamo sempre lì, eh. Siamo sempre lì. Allora io per non saperne leggere né scrivere, io questo lo faccio. Quante carte ha nel cimitero lui? Solo Snapcaster. Vai. Solo snappo. Il problema è che avrà Lightning Helix in mano e il botto anche. E non posso giocare su Den of the Bugbear perché lui ha Field of Ruin. Però giocare su questo, se non hai Counterspell. Vediamo se fa counter. Lui cimitero deve farlo in qualche modo, non può far finta di niente, vai. Li pescherà tipo adesso. Oslando o pesca? Kalimma. Kalimma, ci sta. Kalimmare ci sta. Scopriamo se ha una counterspell in mano, ce l'ha. O comunque ha una risposta che può fare a tempo instant. Non l'ho ancora provato, ma ragazzi, ma non è cambiato così tanto il meta, secondo me, da andare a provare cose come Magi Control, come se fosse tornato ad essere chissà cosa. Secondo me il meta è sempre quello, ragazzi. Secondo me il meta è rimasto abbastanza fedele a come era prima. Beh, se fa Inverse Polarity, concedo, eh. Ok. Vai. 2, 3, sì, ce la fa a fare flag, ha vinto, GG. Allora... È un ottimo 5.
Ho poco da dire, abbiamo perso contro Cellbercher, contro Rakdos Sacrifice a caso e contro Jeskai. Esattamente quello che succedeva prima. Ma facciamo un altro try adesso, voglio provare ancora, eh.